Claudio Giovannesi, buongiorno, sceneggiatore e regista in particolare del film La paranza dei bambini, film che parla dei ragazzi di Napoli, ma come lei ci ha detto in conferenza qui al Liceo Mamiani oggi, potrebbe occuparsi in realtà dei ragazzi emarginati di qualsiasi ghetto, di qualsiasi città d'Italia o del mondo, perché come ci ricordava lei, laddove la formazione scolastica è insufficiente, si possono verificare situazioni di emarginazione come quelle che lei raffigura nel film. Ecco, ci può dire qualcosa a proposito di questo? Cioè, secondo lei, quanto una scuola con contenuti e conoscenze forti, come un liceo classico, per esempio, lei ha notato oggi l'intelligenza delle domande di molti dei nostri ragazzi, liceo classico e scientifico. Ecco, secondo lei, può essere utile recuperare una scuola basata su conoscenze forti anche per ragazzi che vivono in situazioni, di emarginazione e di deprivazione culturale? Io penso, e questo al di là del film, che la scuola è fondamentale, nel senso che uno Stato che non investe nella scuola non investe nel futuro. Questo tipo di storie, quelle della paranza dei bambini ambientate in questo caso a Napoli, sono storie che possono accadere in qualsiasi metropoli occidentale in cui esistono luoghi dove lo Stato è assente, la formazione scolastica non è all'altezza, è insufficiente e soprattutto il lavoro non c'è. In questi contesti la criminalità organizzata ha terreno libero, porta reddito e questa cosa è l'unico modo, ed è un lavoro che si deve fare secondo me negli anni, è credere nella scuola, rafforzare il sistema scolastico, il lavoro dei professori, il suo lavoro, è uno dei lavori più importanti che esiste, deve essere tutelato, deve essere protetto e la formazione scolastica, nei luoghi in cui c'è una formazione scolastica, la vita sociale, si realizza in maniera, più piena, più corretta. Dove non c'è formazione scolastica, purtroppo, c'è il caos, c'è l'impossibilità di crescere, secondo dei valori civili, sociali, culturali, c'è anche l'assenza di futuro. Lei faceva anche quindi riferimento al fatto che manca il lavoro, però che ne pensa di una scuola che fosse orientata esclusivamente alla formazione al lavoro? Non crede che invece appunto i contenuti culturali siano fondamentali anche per spingere i ragazzi a porsi domande sul senso della vita e quindi a orientare le proprie scelte in tal senso? Ma l'una e l'altra, nel senso, io non credo che la scuola debba essere una preparazione tecnica al lavoro, ma anche quello andrebbe bene, eh. Non, nel senso, tutto quello che è formazione, che può essere formazione tecnica, può essere formazione scientifica, può essere formazione umanistica, è fondamentale. Quello che l'equivoco, il paradosso, è che noi ormai diciamo una formazione culturale non ha a che fare con una formazione professionale, con un esito professionale, la crisi dell'umanesimo, no? Dell'umanistica. Però questo è un paradosso perché in realtà la cultura dovrebbe anche lavorare nei beni culturali, cioè dovrebbe produrre reddito, la cultura Certo. produce reddito. Deve produrre, succede in paesi molto vicini a noi. In Italia un po' adesso questa cosa la stiamo dimenticando, cioè stiamo anche dimenticandoci di dare un valore alla cultura anche da un punto di vista puramente economico, di occupazione. E quello invece è una roba che si deve assolutamente ricordare, cioè la cultura produce reddito, soprattutto in un paese come il nostro. Grazie infinite, A dottor voi. Giovannesi.